Adesso vediamo di entrare in queste rovine. Naturalmente Cinzia non gli piace manco una foto che gli ho fatto io, vabbè. Le rifaremo, dai. Vedete, sono delle rovine, ma la parte che è rimasta in piedi è ben conservata. Forse sono stati anche fatti dei lavori. Sì, vedo, ci sono delle impalcature, quindi probabilmente qualcosa stanno iniziando a fare. Ah, ecco, qui fanno degli eventi ogni tanto. Guardate queste costruzioni ad arco. Andiamo insieme, c'è un'altra passerella. Ok, è molto suggestivo essere all'interno di un castello vero antico. Guardate le mura del castello e come dominava l'intera vallata, vedete? Che a ovest, è impressionante. Qui ci sono porzioni di mura. Intanto vi faccio vedere questo torrione, ciò che rimane. Ma ragazzi, c'è questa parte che è stata, ma direi, di recente ristrutturata. Qua c'è una porta. Non è chiusa. Guardate le mura originali. Adesso naturalmente le travi in legno sono recenti, ci sono dei tiranti in ferro per tenere compatta la struttura. Anche toccare proprio queste pietre antiche. Ma noi siamo entrati solo perché non era chiuso, con un lucchetto, quindi era accessibile a chiunque. Qui c'è una panchina. Che panorama. Qui c'è un'altra porta aperta. Ecco, qui sono state catastate le tegole originali. Adesso siamo sul livello più basso.
Vediamo se riusciamo a raggiungere il torrione. Ma è davvero interessante, ma bellissima questa visita. Lì ci dovevano essere i camminamenti per le guardie. Vedete dove ci sono i fori? Ecco, ancora all'interno ci sono resti delle strutture in legno. Vi faccio vedere. Qui dall'interno non si riesce ad accedere al torrione. Allora, niente, usciamo dal castello per farvi vedere l'affresco bellissimo che è rimasto sul torrione circolare. Naturalmente vi consiglio la visita. Mi raccomando, sostenete il canale iscrivendovi, attivate la campanella per non perdervi i prossimi video e commentate i video. Un saluto da Beppe. Ciao.